Antonio Negri fue una figura central en la militancia y el pensamiento de aquellos años, propulsor destacado y legendario ya autonomismo italiano, desde una perspectiva de clase que llamaba a repensar qué se entendía por ella. Pero quizás porque siempre fue desde el cuerpo propio que sostuvo la lucha y sus ideas, que es tan vigente su pensamiento hoy. Quien hoy y mañana nos interpelará estuvo preso más de 10 años, sí, más de 10 años preso por la fuerza de las ideas que viven en la praxis. Luego, exiliado otros tantos en Francia, continuó allí avanzando en un lenguaje propio, dialogando con las ideas de Guattari, Deleuze y Foucault, entre muchos otros. Incluso cuando después de varios años decidió volver a Italia para terminar de cumplir su condena, allí otra vez, el propio cuerpo era quien sostenía lo hecho, lo dicho y lo escrito, que tras nunca caer en una autovictimización, continuó inquietando el mundo de la política que aspira a otra sociedad posible. En ese camino, en un momento de incertidumbre y poca osadía intelectual, irrumpe junto a Michael Hart con la publicación de Imperio, propuesto por algunos como el Manifiesto Comunista del Siglo XXI, seguido de Multitud y Commonwealth, en esa trilogía arrojada con tanta fuerza que reconfiguró tanto los modos de interpretar el presente del sistema global como las formas de articular las luchas que en diferentes lugares se sostenían. El último trabajo publicado, al menos en español, denominado Declaración, vuelve a gritar e incomodar al campo de las ideas como praxis. Propone un diagnóstico sobre nuevas subjetividades emergentes que despotencian las singularidades en nuestras sociedades para articular de qué modo se las está combatiendo hoy y proponer alternativas a ellas. Decodifica de manera más que interesante las diferentes revueltas de los últimos años, desde Occupy Wall Street hasta a los indignados, hasta los piqueteros argentinos en 2001 y la llamada Primavera Árabe, comenzada en 2011. O también la propuesta del común, planteada como un momento de articulación emancipatoria que también nos puede estar hablando a nosotros. Todos estos serán ejes que rondarán estas dos jornadas entre hoy y mañana. Sabemos la imposibilidad que tienen este tipo de presentaciones de cubrir, en unas pocas palabras, una vida cargada de preguntas y luchas. Nos disculpamos por ello, pero creíamos necesario poder balbucearlas para festejar lo que hoy nos reúne. Para terminar, decir que nos parece central diversificar en los modos como tradicionalmente se estructuran este tipo de encuentros. En ese sentido, la idea para mañana es una entrevista a Tony, lo más relajada posible, a realizar por un pequeño grupo de pibes que viene trabajando textos suyos, pibes de una procedencia heterogénea, cada uno con una experiencia de militancia barrial, social, sindical diferente. Nuestro punto de partida es no tomarlo como un maestro explicador que se nos presente como alguien que nos explica el mundo, sino invitarlo a continuar lo que creemos ha intentado hacer desde siempre: discutir, inquietar, abrir grietas sobre lo dado. En ese marco, a la Facultad Libre no le queda más que agradecer a quienes contribuyeron para que estos encuentros sean posibles. En particular, mencionar que esta movida recibió el apoyo directo del programa Lectura Mundi de la Universidad Nacional de San Martín y especialmente de su director Mario Greco. También al Teatro La Comedia y la Secretaría de Cultura de la Ciudad, como a la Asociación Empleados de Comercio de Rosario, que desde el mundo del trabajo arriesga que hace falta reconfigurar los marcos de reflexión vigente. Dicho esto, le damos largada al encuentro con un aplauso para Tony. La idea es va a ser la conferencia a cargo de Tony con la traducción de Ezequiel Gatto, que va a estar acompañando los dos días.
va a ser una conferencia de aproximadamente una hora y después abrimos a una segunda parte, a una interlocución con los asistentes en relación a lo que surja la conferencia. Innanzitutto ringraziarvi per questo invito e per la possibilità di discutere con voi e anche per le parole estremamente gentili, più che vere, che sono state dette fino a questo momento. Grazie. Bueno, quiero agradecerles la presencia y toda la gente por la invitación y questo mio intervento riguarda un po' il vivere nella crisi. L'intervenzione tiene che ver con vivere nella crisi. Evidentemente le caratteristiche del mio intervento sono molto legate alla situazione europea. E la caratteristica di questa intervenzione sta más bien relacionata con la situazione europea. E quindi mi scuso dal principio di quelle che possono essere le asimmetrie, le distanze, le diversità che ci sono nell'esperienza della crisi in Europa e qui da voi. E por lo tanto, bueno, me disculpo desde el comienzo por las asimetrías que puede haber entre la situación europea y la situación que nos corresponde a nosotros. Insistendo su un fatto però molto semplice fin dal principio, che le due situazioni stanno profondamente modificandosi ed omogenizzandosi. Sin embargo, quiero insistir en que las dos situaciones están permanentemente homogeneizándose y unificándose. E questo perché la crisi europea abbassa enormemente sia il livello di vita, sia la capacità di esprimere politicamente, pensiamo al mondo. Y esto es porque la situación europea rebaja permanentemente el nivel de vida y la capacidad de expresar un pensamiento político nuevo. Qualche tempo fa mi trovai a commentare in un dibattito filosofico questa frase di Hannah Arendt: il tesoro della libertà dell'agire è impossibile da trasmettere in un mondo che non attribuisce senso all'agire in pubblico. Tiempo atrás me encontré en un debate filosófico comentando esta frase de Hannah Arendt: el tesoro de la libertad de obrar es imposible de transmitir en un mundo que no atribuye sentido al obrar en público. Ora ci sono almeno due termini in questa frase arendtiana che devono essere sottolineati: trasmettere e pubblico. Ahora bien, hay dos términos en esta frase arendtiana que deben ser subrayados: transmitir y público. Quando si dice trasmettere, si dice qualcosa di consueto, di chiaro. Si prevede un deposito e un passaggio, un accumulo e un arricchimento comune, una soggettività dalla quale possa essere passata ad un'altra, un'esperienza vissuta, un linguaggio. Quando si dice trasmettere, si dice algo di costume, di claro. Si prevede un deposito e un passaggio, una acumulación y un enriquecimiento común, una subjetividad de la cual se pueda pasar a otra, una experiencia vivida, un lenguaje. Ma oggi, nella crisi economica e sociale nella quale viviamo, che cosa può voler dire questo? Riguardando ad esempio le giovani generazioni che non conoscono un futuro, che si affannano in una situazione di incertezza e di pericolo. Pero hoy, en la crisis económica y social en la cual vivimos, ¿qué puede querer decir esto respecto, por ejemplo, a las jóvenes generaciones que no conocen un futuro y que se esfuerzan en una situación de incertidumbre y de peligro? Cuando poi usiamo il termine pubblico, ya iniziamo a toccare un aspetto davvero difficile della nostra contemporaneità. La difficoltà che abbiamo ad utilizzare questo termine, così come lo segnala Arendt,
consiste nel fatto che il concetto di pubblico si è probabilmente staccato da quello che con esso si intendeva nella nostra tradizione, in cui il passaggio dal privato al pubblico era un passaggio lineare attraverso le forme democratiche delle istituzioni pubbliche e statali. Quando usiamo l'espressione pubblico, già iniziamo a toccare un aspetto realmente difficile della nostra contemporaneità. La difficoltà che abbiamo in utilizzare questo termine, tal come lo segnala Arendt, consiste nel fatto che il concetto di pubblico probabilmente si sia separato da quello che con él se quería decir en nuestra definición, en el cual el pasaje del privado al público era un pasaje lineal a través de las figuras democráticas de las instituciones públicas y estatales. Dietro quel termine c'era la concezione della rappresentanza politica centralizzata degli interessi popolari. Da un lato c'era la libertà dei privati, la libertà dei mercati. Dall'altro c'era la consistenza popolare dei valori di eguaglianza e di libertà e la garanzia di questi valori da parte delle grandi istituzioni pubbliche, appunto, e dello Stato. Detrás de ese término estaba la concepción de la representación política centralizada de los intereses populares. De un lado estaba la libertad de los privados, la libertad de los mercados. Del otro estaba la consistencia popular de los valores de igualdad y de libertad, y la garantía de que aquellos valores serían, y la garantía de aquellos valores por parte de las grandes instituciones públicas, precisamente, y del Estado. Forse però, dietro la difficoltà che Arendt rivela, c'è qualche cosa d'altro, che oggi non è più sottaciuto. Dietro al concetto di pubblico lei intende, Arendt, più che il pubblico giuridico, istituzionale, intende piuttosto lo stare insieme, il produrre insieme, il costruire insieme. Insomma, quello che oggi noi chiamiamo non più pubblico, ma comune. Una differenza che non è semplicemente di significato, ma che ha probabilmente una rilevanza ontologica. Chissà, però, detrás della difficoltà che Arendt rivela, hay algo más. Algo che oggi non sta más callato. Detrás del concepto de público, ella entiende, más que el público jurídico, institucional, más bien el estar juntos, el producir juntos, el construir juntos. En suma, aquello que hoy llamamos no más público, sino común. Una diferencia que no es simplemente de significado, sino que probablemente tiene una relevancia ontológica. Cominciamo allora a chiederci, ¿il pubblico si è davvero indebolito? E fin dove questa sua debolezza è arrivata? Quando si è approfondita la caduta di fiducia nella rappresentanza politica e nella capacità dello Stato di agire nell'interesse generale? Ma soprattutto, ha davvero cominciato ad affermarsi, e fino a che punto, con una funzione oppositiva al pubblico, un nuovo sentimento del comune, quasi fosse una nuova espressione di diritto naturale? Empezamos entonces a preguntarnos, ¿lo público se ha debilitado realmente? ¿Y hasta dónde esta debilidad ha llegado? ¿Cuándo se profundiza la caída de la representación política y en la capacidad del Estado de obrar el interés general? Pero sobre todo, ¿ha comenzado realmente a afirmarse y hasta qué punto, con una función opositiva del público, un nuevo sentimiento de lo común, casi como si fuera una nueva expresión del derecho natural? Questo sentimento del comune io lo sento generalizzato, soprattutto in questo momento. Questa attuale crisi economica, sociale e politica è infatti un po' una scopa di Dio che cancella lunghi periodi storici, antiche concettualizzazioni e ci fa piombare in una situazione di profonda incertezza, di profondo disorientamento, ma anche di grande aspettativa. Este sentimiento de lo común yo lo siento generalizado, sobre todo en este momento. Esta actual crisis económica, social y política es de hecho un poco una escoba de Dios, que borra largos periodos históricos, antiguas conceptualizaciones y nos precipita en una situación de profunda incertidumbre, de profundo desorientamiento, pero también de gran expectativa. Una expectativa dubbiosa, tuttavia, che ci pone davanti ad un'incognita, all'esaurimento di un'esperienza di vita, di cultura,
che sembra arrivata al limite. E poi, che cosa avverrà? È dentro questa esperienza che il concetto di comune può aiutarci a discutere e nel progettare con molta prudenza un tentativo di uscita etica e politica dalla crisi attuale. Una aspettativa dolorosa, sin embargo, y que nos pone de frente a una incógnita, al agotamiento de una experiencia de vida, de cultura, que parece llegar al límite. Y luego, ¿qué vendrá? Es dentro de esta experiencia que el concepto de común puede ayudarnos a discutir y a proyectar, con mucha prudencia, un tentativo de salida ética y política de la crisis actual. Per cercare di rispondere a queste domande proposte in questa nuova condizione umana, vorrei qui proporre tre o quattro tipologie di comportamenti dell'uomo che vive nella società contemporanea e che ne subisce la crisi. L'uomo indebitato, l'uomo mediatizzato, l'uomo securizzato, l'uomo politicamente rappresentato. Para intentar responder a estas preguntas, quisiera proponer aquí tres o cuatro tipologías de comportamiento del hombre que vive en la sociedad contemporánea y que sufre la crisis. El hombre endeudado, el hombre mediatizado, el hombre securizado y el hombre políticamente representado. L'uomo indebitato oggi è abbastanza facile da trovare. Esiste infatti una situazione debitoria che nasce da quella che è la normale condizione nella quale viviamo, nella realtà lavorativa. Ci muoviamo in una situazione di precarietà che diventa moralmente pesante, spesso vitalmente insostenibile. El hombre endeudado es hoy bastante fácil de encontrar. Existe de hecho una situación de deuda que nace de aquella que es la condición normal en la cual vivimos. En la realidad laboral nos movemos en una situación de precariedad que se vuelve moralmente pesada y frecuentemente insostenible vitalmente. Hoy existono sempre meno situazioni produttive nelle quali si sia normalmente impiegati, direttamente produttivi e normalmente salariati, ma piuttosto esistono situazioni di disoccupazione e di occupazione precaria, sempre mediate dal debito bancario, familiare, amicale, dominante da una distribuzione sociale del reddito totalmente irrazionale e che sfugge ad ogni ragionevole misura del lavoro o considerazione del valore sociale del lavoro. Hoy existen cada vez menos situaciones productivas en las cuales se esté normalmente empleado, directamente productivo y normalmente asalariado, sino más bien existen situaciones de desocupación y de ocupación precaria, siempre mediadas por la deuda bancaria, familiar, los amigos, dominadas por una distribución social del rédito totalmente irracional y que escapa a toda medida racional del trabajo o consideración del valor, del valor social del mismo. En esta situación, cuando se lavora y anche cuando se es en desocupación o chômage, sembra di essere in debito nei confronti della società e si sperimenta una sorta di fragilità della propria condizione lavorativa ed una liquefazione del valore del proprio lavoro. Da quando la grande industria e la struttura fordista del lavoro si sono dissolte, la valorizzazione capitalista è diventata qualcosa che investe la vita intera. Ed il lavoro richiesto è un lavoro nel quale le componenti cognitive e sociali della produzione sono diventate sempre più importanti e l'accumulazione non avviene più semplicemente nei luoghi e nei tempi del lavoro diretto, nelle fabbriche, ma avviene su tutta l'estensione del tempo della vita. L'occupazione da parte del capitale di tutto lo spazio della vita ha trasformato anche la globalità dei servizi e dell'accumulazione, eccetera, in strutture produttive. En esta situación, cuando se trabaja e incluso cuando se está desocupado, parece casi estar en deuda de frente a la sociedad y se experimenta una suerte de fragilidad de la propia condición laboral y una liquefacción de los valores propios del trabajo. Desde que la gran industria y la estructuración fordista del trabajo se han disuelto, la valorización capitalista se ha vuelto algo que inviste la vida entera,
Y el trabajo pedido es un trabajo en el cual los componentes cognitivos y sociales de la producción se han vuelto cada vez más importantes. Y la acumulación ya no viene simplemente en los lugares y en los tiempos del trabajo directo, en las fábricas, sino que sucede en toda la extensión del tiempo de la vida. La ocupación de parte del capital de todo el espacio de la vida ha transformado también la globalidad de los servicios y de la comunicación, etc., en estructuras productivas. La economía es diventada bioeconomía, la política biopolítica. Es al interno de esta condición que impariamo a capire qué es lo sfruttamento, qualcosa que ocupa toda la vida, ma que se exprime, per quel que riguarda la nuestra vida, como precariedad y miseria, debito e incertezza, mancanza de futuro e assenza di speranza. La economía se ha vuelto bioeconomía, la política biopolítica. Y es al interior de esta condición que aprendemos a entender qué es hoy la explotación. Algo que ocupa toda la vida, pero que se expresa en respecto a lo que resguarda nuestra vida como precariedad y miseria, deuda e incertidumbre, falta de futuro y ausencia de esperanza. L'uomo mediatizzato. Siamo e saremo sempre più immersi nella mediatizzazione. Da un lato perché il lavoro cognitivo, il lavoro del cervello, il lavoro della comunicazione, il lavoro immateriale, insomma, diventano sempre più la chiave del lavoro produttivo, quindi dell'accumulazione. El hombre mediatizado. Estamos y estaremos cada vez más inmersos en la mediatización. De un lado, porque el trabajo cognitivo, el trabajo del cerebro, el trabajo de la comunicación, en definitiva, el trabajo inmaterial, se vuelven cada vez más la clave del trabajo productivo y, por lo tanto, de la acumulación. Ma d'altra parte, nella mediatizzazione non solo lavoriamo, ma siamo prigionieri. È un mondo di fantasmi quello che ci circonda, di opinioni che tentano di formattarci, di messaggi che artificialmente condizionano i nostri affetti, i nostri concetti e soprattutto il nostro consumo. È possibile ricominciare a descrivere questa situazione con una parola desueta, alienazione? Però, de otra parte, en la mediatización no solo trabajamos, sino que estamos prisioneros. Es un mundo de fantasmas aquel que nos circunda, de opiniones que intentan formatearnos, de mensajes que artificialmente condicionan nuestros afectos, nuestros conceptos y sobre todo nuestro consumo. ¿Es posible volver a describir esta situación con una palabra en desuso, alienación? Es posible. Dal momento que dentro questi spazi coperti di comunicazione nei quali viviamo, non possediamo quasi più una chiara percezione di un rapporto di verità. Quello che qui denunciamo non consiste in una percezione ingenua della realtà che possa risolversi nel nostalgico ritrovamento di verità naturali o innate. È piuttosto l'ansia di un criterio che, all'interno di questo orizzonte mediatico, nel quale siamo in qualche maniera prigionieri, ci possa aiutare ad esprimere relazioni ed affetti e a ricostruire valori. Il problema è quindi di riuscire a ritrovare di nuovo dentro un mondo radicalmente trasformato, e solo dentro di esso, dei rapporti reali di linguaggio, di valori per agire. È possibile, desde il momento in cui dentro di questi spazi cubiertos di comunicazione in cui viviamo, no poseemos más que una clara percepción de un rapporto, de una relación de verdad. Aquello que aquí denunciamos no consiste en una percepción ingenua de la realidad que pueda resolverse en un nostálgico reencuentro de verdades naturales o innatas. Es más bien el intento de un criterio que al interior de este horizonte mediático en el cual estamos de alguna manera prisioneros, nos pueda ayudar a expresar relaciones y afectos y a reconstruir valores. El problema es, por tanto, de alcanzar a encontrar de nuevo, dentro de un mundo radicalmente transformado, y solo dentro de él, unas relaciones reales de lenguaje, de valores, para obrar. C'è poi l'uomo securizzato, cioè ferocemente trascinato in ogni momento della vita verso la messa in pericolo. Sei in pericolo, questo è l'avvertimento sul quale da sempre il potere si costruisce. La paura come relazione fondamentale,
che si realizza nei rapporti tra persone. Da questo punto di vista l'uomo, il cittadino, viene introdotto in un mondo di fantasmi orrifici che lo perseguitano: controlli, perquisizioni, chiamate d'attenzione, pericoli minacciati o sussurrati, telecontrollo, cessione dei dati personali, eccetera. Da questi fantasmi lo Stato dovrebbe liberarlo. In realtà lo respinge sempre verso la paura, l'angoscia, l'incubo della miseria, del crimine e della crisi. E perché no? Della guerra. Está luego el hombre securizado, es decir, ferozmente arrastrado en cada momento de su vida hacia la puesta en peligro. Estás en peligro. Esta es la advertencia sobre la cual siempre el poder se construye. El temor como relación fundamental que se realiza en las relaciones entre las personas. Desde este punto de vista, el hombre, el ciudadano, es introducido en un mundo de fantasmas horrendos que lo persiguen. Controles, requisas, llamadas de atención, peligros, amenazas, susurros, telecontrol, cesión de datos personales, etc. De estos fantasmas, el Estado debería liberarlo. En realidad, lo empuja siempre hacia al temor, la angustia, la pesadilla de la miseria, del crimen, de la crisis y, ¿por qué no?, de la guerra. Pensiamo agli aspetti che circondano i processi migratori, sia nella testa di coloro che migrano, sia nella testa di coloro che li accolgono. Sono demoni quelli che agitano in questo mondo, attorno ai quali si coagulano sentimenti orribili che poi si esprimono socialmente e politicamente. Pensiamo in los espectros che circundano i processi migratori, sia nella cabeza di aquellos che migrano, sia nella cabeza di aquellos che los reciben. Son demonios que agitan en nuestro mundo, alrededor de los cuales se coagulan sentimientos horribles que luego se exprimen social y políticamente. Vorrei proprio ricordare qui, per esempio, quello che avviene nel Mediterraneo, a Lampedusa, su queste isole tra l'Africa e l'Italia e l'Europa, che sono diventate luoghi di genocidio. Quisiera recordar aquí los sucesos frecuentes en Lampedusa, una isla que está entre la Italia continental y África, donde se han producido verdaderos genocidios. L'ultimo esempio è quello dell'uomo rappresentato, cioè dell'uomo che cerca una residua salvezza o almeno una garanzia di sicurezza nella sfera politica, nella rappresentanza politica. Il rappresentato è l'uomo che chiede felicità, per usare i termini costituzionali del Nord America. E che cosa ottiene le condizioni costituzionali contemporanee? Inefficienza, corruzione, falsità, irresponsabilità, eccetera. Insomma, tutte le disgrazie che la politica democratica attuale ci propone. Dietro queste esperienze si dà oggi una sofferenza massificata sempre più intensa. C'è dunque qualcosa che schiaccia la vita sul denaro e la affligge nel debito, che la rende isterica nel dominio dei media, nell'affanno dell'insicurezza e a fronte del fallimento di una rappresentazione politica decente e ci lascia in una situazione assai infelice. L'ultimo esempio è dell'uomo rappresentato, es decir, dell'uomo che busca un tipo di salvazione o almeno una garantia di sicurezza nella esfera politica, nella rappresentazione politica. Il rappresentato è l'uomo che pide felicità, para usar los términos constitucionales estadounidenses. ¿Y qué obtienen las condiciones constitucionales contemporáneas? Ineficacia, corrupción, falsedad, irresponsabilidad, etc. En definitiva, todas las desgracias que la política democrática actual nos propone. Detrás de estas experiencias se da hoy un sufrimiento masivo cada vez más intenso. Entonces, hay algo que aplasta la vida sobre el dinero y la aflige en la deuda, que la vuelve histérica en el dominio de los medios, que la precipita en la inseguridad y de frente al error de una representación política decente, y nos deja en una situación bastante infeliz. Eppure, a questo punto si ripete la domanda: ¿cómo se puede ser libre? No podemos fugir a esta cuestión. Y por lo tanto, aquí se repite la pregunta: ¿cómo se puede ser libre? Non possiamo scappare a questa domanda. Forse vale la pena di analizzare proprio le quattro situazioni che abbiamo descritte per chiederci se all'interno di esse
oltre alla negatività che le caratterizza, non esistano invece potenze che ci possano permettere di meglio comprendere la figura della resistenza necessaria e quindi di approssimare la questione posta all'inizio. Che cos'è quel desiderio di comune che emerge oggi nella crisi? Il debito e il predominio delle strutture finanziarie, che cosa sono in verità? Rappresentano anche e soprattutto il riconoscimento che mai come oggi la vita lavorativa, la vita produttiva è diventata cooperativa. Noi dipendiamo l'uno dall'altro in maniera assolutamente profonda. Quizá entonces vale la pena analizar estas cuatro situaciones que hemos descrito para preguntarnos si al interior de ellas, más allá de la negatividad que las caracteriza, no existen en cambio potencias que nos puedan permitir mejor comprender la figura de la resistencia necesaria y por lo tanto de aproximarnos a la cuestión puesta al inicio. ¿Qué es ese deseo de común que emerge hoy en la crisis? La deuda y el predominio de las estructuras financieras, ¿qué son en realidad? Representan también y sobre todo el reconocimiento que hoy como nunca la vida laboral, la vida productiva se ha vuelto cooperativa. Nosotros dependemos los unos de los otros de manera absolutamente profunda. Il capitale chiama debito quella che è la nostra reciproca dipendenza nella cooperazione. Oggi la produzione non si sviluppa più attraverso comando, ma attraverso cooperazione. È il lavoro cognitivo che è divenuto egemone nella valorizzazione. Ma il lavoro cognitivo che cos'è? È il mettersi insieme delle singolarità nel lavoro. Certo, questo è un modello, spesso carico di contraccolpi perversi o patologici, ma è ben vero che, approssimando l'attuale organizzazione del lavoro, possiamo riconoscere che c'è sempre meno la necessità di un comando capitalista che la organizzi. Sono i lavoratori cognitivamente produttivi a organizzare autonomamente il lavoro tra loro. Questa è una bella tendenza che vive nella realtà ed è questo che determina il fatto che la società sia divenuta più produttiva. Il capitale chiama deuda a quello che è nostra reciproca dependencia nella cooperazione. Hoy la produzione non si desarrolla más a través del mando, sino a través de la cooperación. Es el trabajo cognitivo que se ha vuelto hegemónico en la valorización. ¿Pero qué es el trabajo cognitivo? Es el juntarse de las singularidades en el trabajo. Cierto, es un modelo, frecuentemente cargado de contragolpes perversos y patológicos, pero es bien cierto que aproximando a la actual organización del trabajo, podemos reconocer que está siempre menos la necesidad del mando capitalista para organizarlas. Son los trabajadores, cognitivamente productivos, los que organizan autónomamente el trabajo entre ellos. Esta es una bella tendencia que vive en la realidad y es esto lo que determina el hecho que la sociedad se ha vuelto más productiva. A questa affermazione vissuta del comune si affianca un'attività trasformatrice che impone che la proprietà privata e la sua garanzia pubblica siano tolte di mezzo e che il comune ed il suo uso divengano diritto fondamentale dei cittadini. A esta afirmación vivida del común se acerca una actividad transformadora que impone que la propiedad privada y su garantía pública sean quitadas del medio y que lo común y su uso se vuelvan derechos fundamentales de los ciudadanos. Qui si aprono enormi problemi costituzionali, perché nelle costituzioni moderne il comune non c'è. Ci sono semplicemente il privato e il pubblico che lo protegge. Dobbiamo quindi cominciare a pensare che in una Costituzione del Comune il concetto di proprietà non è più qualcosa che investe e che forma le istituzioni, bensì qualcosa che viene subordinato a delle finalità di uso e di gestione comune della produzione e della ricchezza. Aquí se abren enormes problemas constitucionales. Porque en las constituciones modernas el común no está, están simplemente el privado y el público que lo protege. Debemos entonces comenzar a pensar que en una constitución del común
El concepto de propiedad no es algo que inviste y que forma las instituciones, sino más bien algo que viene subordinado a unas finalidades de uso y de gestión común de la producción y de la riqueza. Comune significa superamento della povertà, della miseria. È una reazione alle condizioni di sfruttamento, di alienazione, che condizionano ormai non solo le parti più deboli della società, ma l'intera vita sussunta nel dominio del capitale. Comune significa superazione della pobreza, della miseria. È una reazione alle condizioni di esplotazione, di alienazione, che condizionano oggi non solo le parti più deboli della società, sino la vita intera, subsumida nel dominio del capitale. Comune significa capacità di esprimere ricchezza attraverso la libera cooperazione. Questo è comune. Oggi l'esercizio di un potere costituente che rinnovi la società e lo Stato e che inauguri il comune. È l'unica strada sulla quale i problemi della libertà possono essere affrontati. L'immaginazione di una nuova società, fondata non più su una libertà assoggettata alla proprietà privata, ma su una libertà che è capacità di instaurare un rapporto comune tra singolarità e moltitudine. Comune significa capacità di espresar ricchezza attraverso la libera cooperazione. Questo è il comune. Hoy, el ejercicio de un poder constituyente que renueve la sociedad y el Estado y que inaugure el común es el único camino sobre el cual los problemas de la libertad pueden ser afrontados. La imaginación de una nueva sociedad, fundada no más sobre una libertad sujetada a la propiedad privada, sino sobre una libertad que es capacidad de instaurar una relación común entre singularidades y multitud. Marito, llámalo hoy. Meglio. A quell'essere out of joint del lavoro nella nostra società. È la trasformazione del lavoro che ha messo in crisi la vita e che richiede perciò un rinnovamento della forma del lavoro e della vita. Pero volvamos a nosotros mejor, a aquel estar fuera de los bornes del trabajo en nuestra sociedad. Es la transformación del trabajo que ha puesto en crisis la vida y que requiere, por lo tanto, una renovación de la forma del trabajo y de la vida. Tutto comincia con gli anni 70. Dentro la crisi degli anni 70, la composizione tecnica della forza lavoro si modifica profondamente. Come abbiamo già accennato, il capitale estende i processi di valorizzazione all'intera società. A questo scopo insiste sulla trasformazione lenta ma continua del lavoro materiale in lavoro immateriale. Todo comienza con los años 70. Dentro de la crisis de los años 70, la composición técnica de la fuerza de trabajo se modificó profundamente. Como hemos ya indicado, el capital extendió los procesos de valorización a la sociedad entera. Con este objetivo, insiste en la transformación lenta pero continua del trabajo material en trabajo inmaterial. Sviluppa inoltre le condizioni perché il lavoro cognitivo divenga egemone all'interno dei processi produttivi. Desarrolla además las condiciones para que el trabajo cognitivo se vuelva hegemónico all'interior de los procesos productivos. In secondo luogo, mette in produzione il tessuto biopolitico della società. A questo fine sviluppa lo sfruttamento esternalizzando il lavoro dalla fabbrica, precarizzandolo, sussumendolo dalla sua diffusione sociale e captandone la cooperazione. Questi due processi, cognitivizzazione del lavoro e la sua socializzazione, costituiscono il grande passaggio cui abbiamo recentemente e definitivamente assistito. In secondo luogo, pone a producire il tessuto biopolitico della società. Con questo fine, desarrolla la esplotazione externalizzando il lavoro della fabbrica, precarizándolo, subsumiéndolo para su difusión social y captando la cooperación. Estos dos procesos, cognitivización del trabajo y su socialización, constituyen el gran pasaje al que hemos recientemente y definitivamente asistido. Qui è ormai la stessa produzione di soggettività operaria che è dal capitale richiesta come essenziale base di valorizzazione. Inutile sottolineare che a questo punto in che radicale maniera
le temporalità, gli standard temporali del lavoro siano stati modificati da questa mutazione. Se la vita è messa al lavoro, la temporalità non è più una misura, ma l'involucro liquido nel quale i lavoratori producono. Aquí es la misma producción de subjetividad obrera la que el capital requiere como base esencial de valorización. Es inútil subrayar en este punto de qué manera radical la temporalidad, los estándares temporales del trabajo, hayan sido modificados por esta mutación. Si la vida es puesta a trabajar, la temporalidad no es más una medida, sino el involucramiento líquido en el cual los trabajadores producen. Ecco dunque, allora, che la finanziarizzazione si pone come unico orizzonte di captazione e di misura del lavoro sociale in questo nuovo modo di produrre. E aquí entonces che la finanziarizzazione se pone come el único horizonte de captación y de medida del trabajo social en este nuevo modo de producir. Se la finanza, e solo essa, costruisce ed impone la misura del lavoro sociale, se essa investe la vita e le forme di vita e le configura dentro la misura monetaria, è chiaro che profitto e salario ormai si danno nella forma della rendita o del debito. Ed è anche chiaro, per chi vuol vedere, che operando in questo modo la finanza invade la sfera della regolazione pubblica della società, più di quanto nella storia del capitalismo fosse mai avvenuto. Si la finanza, y solo ellas construyen e imponen la medida del trabajo social, si ellas invisten la vida en las formas de trabajo y las configuran dentro de la medida monetaria, está claro que ganancia y salario ahora se dan en la forma de la renta o la deuda. Y está claro también, para quien quiere verlo, que operando en este modo, las finanzas invaden la esfera de la regulación pública de la sociedad mucho más que en toda la historia del capitalismo. Ne viene la progressiva patrimonializzazione in forma privata del pubblico, del dominio pubblico, così come delle capacità di regolazione. Lo Stato Provvidenza, il welfare state, è privatizzato. La sovranità è patrimonializzata, nella misura totale nella quale la vita dei cittadini è messa in produzione. Fino al paradosso finale che la struttura del welfare, scuola, salute, riproduzione demografica, eccetera, e della cooperazione sociale, comunicazione, cultura, trasporti, eccetera, divengono il campo di accumulazione, valorizzazione del capitale. De ello proviene la progressiva patrimonializzazione in forma privata del pubblico, del dominio pubblico, así como de la capacità di regolazione. El estado de bienestar, el welfare state, es privatizado. La soberanía se patrimonializa en la medida total en la cual la vida de los ciudadanos es puesta a producir. Hasta la paradoja final que la estructura del welfare, escuela, salud, reproducción demográfica, etc., y de la cooperación social, comunicación, cultura, transportes, etc., se vuelve en el campo de la acumulación, valorización del capital. Ma a questo punto nasce anche la resistenza. L'abbiamo in parte già visto. Riguardiamola oggi di nuovo, non solo nella sua genealogia, ma nei dispositivi che produce. Però in questo punto nasce anche la resistenza. Lo abbiamo visto in parte. Miremosla di nuovo, non solo in sua genealogia, sino nei dispositivi che produce. Sappiamo che il capitale, come ogni istituzione politica, perché il capitale è un'istituzione politica, come Marx, sulla scia del concetto di potere elaborato da Machiavelli e da Spinoza, ha stabilito e come Foucault ha ribadito, che il capitale dunque è un rapporto. In quanto potere, esso è il risultato di un'azione sull'azione di un altro, di un comando contro una resistenza, dell'azione del capitale fisso contro la classe operaia e o il proletariato. Dunque, se ad ogni azione corrisponde una reazione e se nel capitalismo socializzato il capitale si presenta come biopotere, la resistenza proletaria è biopolitica e gioca nello scontro il potenziale irriducibile
dell'eccedenza conoscitiva e cooperativa, svolgendolo in termini costituenti. Sabemos que el capital, como toda institución política, porque el capital es una institución política, como Marx, sobre la huella del concepto de poder elaborado por Maquiavelo y por Spinoza, estableció, y como Foucault reafirmó, es una relación. En cuanto a poder, él es el resultado de una acción sobre la acción de otro, de un mando contra una resistencia, de la acción del capital fijo contra la clase obrera y o el proletariado. Por lo tanto, si a toda acción corresponde una reacción, y si en el capitalismo socializado el capital se presenta como biopoder, la resistencia proletaria es biopolítica y juega en el enfrentamiento el potencial irreductible de la excedencia cognitiva y cooperativa, desarrollándolo en términos de constituyentes. En esta perspectiva, los movimientos del 2011 han expresado modalidades políticas nuevas a fronte dei problemi posti dalla crisi. Insisto, i nuovi movimenti 2011. Es de esta perspectiva que los movimientos del 2011 han expresado modalidades políticas nuevas de frente a los problemas puestos por la crisis. Insisto, los nuevos movimientos del 2011. Oggi, alcuni di essi sembrano conclusi nella tragedia, come le primavere arabe. Altri sospesi nell'incertezza, come Occupy Wall Street. Altri ancora in lieve movimento, come gli indignati spagnoli. Altri hanno solo ora cominciato il loro cammino, come in Turchia e in Brasile. E però questi movimenti, tutti e ciascuno, hanno definito un nuovo ciclo di lotte globalizzato nella sua estensione, carsico e tuttavia continuo nella sua temporalità, profondo e assai omogeneo nelle sue forme. Hoy algunos parecen concluidos en la tragedia, como la primavera árabe. Otros suspendidos en la incertidumbre, como Occupy Wall Street. Otros todavía en leve movimiento, como los indignados españoles. Otros hasta ahora, recién ahora, han comenzado el camino, como en Turquía y en Brasil. Sin embargo, estos movimientos, todos y cada uno, han definido un nuevo ciclo de luchas, globalizado en su extensión, agrietado y sedimentado, y sin embargo, continuo en su temporalidad, profundo y bastante homogéneo en sus formas. Vogliamo dunque, per concludere questa fenomenologia del vivere nella crisi, svolgere ancora qualche considerazione su di essi. Queremos, entonces, para concluir esta fenomenología del vivir en la crisis, desarrollar algunas consideraciones sobre ellos. Ripartiamo dall'alienazione del buon rappresentato. Al buon rappresentato viene sottratta la possibilità di esprimersi politicamente, di esprimere cioè la sua volontà e la sua conoscenza del rapporto sociale, di dirigerlo verso la felicità. La rappresentanza politica oggi, ovvero la democrazia rappresentativa stessa, sono uno strumento di dominio formato ed assoggettato dal denaro, dalla ricchezza, dall'1% contro il 99%. La rappresentanza politica è stata ridotta a patrimonio del capitale. Rivoltarsi contro questa sudditanza rappresentativa al denaro dei potenti e dalle misure della ricchezza significa riscoprire che libertà, uguaglianza e solidarietà vivono su un terreno comune, che è quello della vita costruita dai lavoratori, da quelli che producono e che vogliono appunto essere liberi e uguali. Recomencemos della alienación del hombre rappresentato. Al hombre rappresentato le viene sustraída la possibilità di expresarsi politicamente, di expresare, es decir, su volontà e su conocimiento delle relazioni sociali, di dirigirlo hacia la felicità. La representación política, hoy, o bien la democracia representativa en sí misma, son un instrumento de dominio formado y sujetado por el dinero, por la riqueza, por el 1% contra el 99%. La representación política ha sido reducida a patrimonio del capital. Volverse contra esta representación subordinada al dinero de los poderosos y a las medidas de riqueza significa redescubrir que la libertad
la igualdad y la solidaridad viven sobre un terreno común, y que es aquel de la vida construida por los trabajadores, por aquellos que producen y quieren ser, precisamente, libres e iguales. Non abbiamo una risposta definitiva, evidentemente, a questi problemi, ma procediamo su esperienze che cominciano ad incarnare e a dare forma e linguaggio a nuove figure di democrazia radicale. Nei movimenti che sono apparsi dal 2011 in poi, due caratteristiche fondamentali si possono sottolineare. Non abbiamo una risposta a questo problema, pero procedamos sobre experiencias que comienzan a encarnar y a dar forma y lenguajes a nuevas figuras de democracia radical. En los movimientos que son aparecidos desde el 2011 en adelante, hay dos características fundamentales que se pueden subrayar. La primera riguarda la expresión de una temporalidad autónoma, que ha seguido la historia de movimientos sociales y políticos en Occidente, la segunda dopoguerra y, sobre todo, después del 68, ha notato come essi spesso, quasi sempre, si erano nati in forma reattiva, al seguito dunque di eventi e di accidenti storici imprevisti. Lo sviluppo di questi movimenti si è poi normalmente dato sul ritmo della risposta alle decisioni del potere. Le mosse del potere hanno quasi sempre anticipato quelle dei movimenti democratici. La primera tiene que ver con la expresión de una temporalidad autónoma. Quien haya seguido la historia de los movimientos sociales y políticos en Occidente desde la segunda posguerra y sobre todo después del 68, ha notado cómo aquellos, frecuentemente, casi siempre, han nacido en forma reactiva, a continuación, por lo tanto, de eventos y o de accidentes históricos imprevistos. El desarrollo de estos movimientos se ha dato luego sobre il ritmo della risposta a las decisioni del potere. Le mosse del potere hanno sempre anticipato. Los movimientos del poder han casi siempre anticipato a aquellos de los movimientos democráticos. I movimenti del 2011 mostrano invece un'accentuata indipendenza ed autonomia nella gestione del proprio sviluppo, nella gradazione della loro potenza costituente. Questi movimenti mostrano caratteristiche nuove sia nella definizione della temporalità che nella determinazione della propria collocazione spaziale. Sorge l'ipotesi di una ontologia dinamica dell'essere sociale, che un'ontologia dinamica dell'essere sociale possa qui proporsi in forme originarie e radicali. Los movimientos del 2011 muestran, al contrario, una acentuada independencia y autonomía en la gestión del proprio desarrollo, en la gradación de su potencia constituyente. Estos movimientos muestran características nuevas, sea en la definición de la temporalidad como en la determinación de la propia colocación espacial. Surge entonces la hipótesis de una ontología dinámica del ser social, que pueda aquí proponerse en formas originales y radicales. Cuando, por ejemplo, se insiste sobre la temporalidad lunga y expansiva de la primavera árabe, podría sembrar que se introduzca surrepticiamente una concepción del tiempo diferente dall'accelerazione insurrezionale degli eventi che normalmente definisce l'inizio di ogni lotta. Ma non è così. Il processo di decisione in assemblee aperte, orizzontali, che caratterizza tutti gli accampamenti del 2011, è anch'esso molto lento. Quel che è interessante e nuovo in queste lotte non è la loro lentezza o velocità, ma piuttosto l'autonomia politica con la quale esse gestiscono la propria temporalità. Ciò segna un'enorme differenza dai ritmi rigidi o isterici dei movimenti altri globali che seguivano i meetings dei summit governativi all'inizio di questo secolo. Quando, per esempio, si insiste sulla temporalità larga e espansiva della primavera árabe, potrebbe parecer che si introduce subrepticiamente una concezione del tempo differente a la della accelerazione insurrezionale de los eventos che normalmente definen el inicio de cada lucha. Pero no es así. El proceso de decisiones en asambleas abiertas, horizontales, que caracteriza a todos los acampes del 2011, es también muy lento. Aquello que es interesante y nuevo en estas luchas no es su lentitud o velocidad, sino más bien la autonomía política con la cual gestionan la propia temporalidad.
Aquello marca una enorme diferencia de los ritmos rígidos o histéricos de los movimientos alterglobales que se daban a continuación de los meetings de las cumbres gubernativas al inicio de este siglo. Di contro, nel ciclo di Oppio 2011, velocità, lentezza, profonda intensità ed accelerazioni superficiali sono combinate e mischiate. In ciascun momento il tempo è strappato alla programmazione imposta da pressioni esterne e da stagioni elettorali e stabilisce piuttosto il suo proprio calendario e i suoi ritmi di sviluppo. Questa nozione di temporalità autonoma ci aiuta a chiarire perché noi pretendiamo che questi movimenti si presentino come alternativi. Un'alternativa, infatti, non è un'azione, una proposta oppure un discorso semplicemente opposto al programma del potere, ma è piuttosto un nuovo dispositivo radicato su un punto di vista asimmetrico. Questo punto di vista sta altrove. La sua autonomia rende coerenti i ritmi di una propria temporalità e in questa prospettiva produce nuova soggettività, lotte e principi costituenti. En cambio, en el ciclo de lucha del 2011, velocidad, lentitud, profunda intensidad y aceleraciones superficiales se han combinado y mezclado. En cada momento, el tiempo es arrancado a la programación impuesta por las presiones externas y por los periodos electorales, y establece más bien su propio calendario y su ritmo de desarrollo. Esta noción de temporalidad autónoma nos ayuda a aclarar por qué nosotros pretendemos que estos movimientos se presenten como alternativos. Una alternativa, de hecho, no es una acción, una propuesta o bien un discurso simplemente opuesto al programa del poder, sino que es más bien un nuevo dispositivo, radicado en un punto de vista asimétrico. Este punto de vista está en otro lado. Su autonomía vuelve coherente los ritmos de una propia temporalidad, y desde esta perspectiva produce nueva subjetividad, luchas y principios constitutivos. E qui abbiamo la seconda caratteristica di questi movimenti costituenti. Le determinazioni temporali di un'azione costituente fluttuano fra latenza e rapidità in relazione anche ad altri fattori. La cosa più importante è quanto ogni azione costituente possa essere contagiosa, meglio, epidemica. Domandare la libertà di fronte ad un potere dittatoriale, per esempio, introduce e diffonde l'idea di un'uguale distribuzione della ricchezza, come è avvenuto in Tunisia e in Egitto. Porre il desiderio della democrazia contro le strutture tradizionali della rappresentanza politica solleva anche il bisogno di partecipazione e di trasparenza, come in Spagna. Protestare contro le diseguaglianze create dal controllo finanziario conduce anche a domandare un'organizzazione democratica del comune e di libero accesso ad esso, come negli Stati Uniti. E così di seguito, la difesa di un parco a Istanbul diviene lotta contro il clericalismo del pensiero e le usurpazioni del potere in tutta la Turchia. La protesta contro l'aumento del prezzo dei trasporti a Sao Paolo diviene in tutto il Brasile la denuncia della fine della rivoluzione lulista contro la miseria e l'esclusione di una moltitudine da parte di una moltitudine recentemente emancipata. Y aquí tenemos la segunda característica de estos movimientos constituyentes. Las determinaciones temporales de una acción constituyente fluctúan entre la latencia y la rapidez en relación a otros factores. La cosa más importante es en cuanto cada acción constituyente pueda ser contagiosa, o mejor, epidérmica. Pedir la libertad de frente a un poder dictatorial, por ejemplo, introduce y difunde la idea de una distribución igual de la riqueza, como ha sucedido en Túnez y en Egipto. Pone el deseo de la democracia contra las estructuras tradicionales de la representación política y eleva también el deseo de participación de transparencia, como en España. Protestar contra las desigualdades creadas por el control financiero conduce también a pedir una organización democrática del común y el libre acceso a él, como en los Estados Unidos. Y así, a continuación de la defensa de un parque en Estambul, la lucha se vuelve contra el clericalismo del pensamiento y las usurpaciones del poder en toda Turquía. La protesta contra el aumento de los precios de los transportes en San Pablo
se vuelve en todo Brasil la denuncia del fin de la revolución lulista contra la miseria y la exclusión de una multitud recientemente emancipada. Le temporalità sono veloci o lenti, nella misura dell'intensità virale di comunicazione delle idee e dei desideri, che in ciascun caso istituiscono sintesi singolari. Non c'è evidentemente autonomia del politico in senso smittiano qui. Le decisioni costituenti degli accampamenti si formano attraverso costruzioni complesse e negoziazioni di conoscenze. Non c'è nessun leader o comitato centrale che decide. Il metodo diviene essenziale, quanto lo è il discorso programmatico. Gli indignati spagnoli e gli occupanti di Wall Street combinano nel loro discorso e nella loro azione la critica delle forme politiche rappresentative e la protesta contro le diseguaglianze sociali e il dominio finanziario. Las temporalidades son veloces o lentas en la medida de la intensidad viral de comunicaciones de ideas y de deseos, que en cada caso instituyen síntesis singulares. No hay, evidentemente, una autonomía del político de lo político en sentido yintiano aquí. Las decisiones constituyentes en los acampes se forman a través de construcciones complejas y negociaciones de conocimientos. No hay ningún líder o comité central que decide. El método se vuelve esencial, como el discurso programático. Los indignados españoles y los ocupantes de Wall Street combinan en su discurso y en su acción la crítica de las formas políticas representativas y la protesta contra las desigualdades sociales y el dominio financiero. La política está aquí conquistando, a través de estos movimientos, una ontología plural. Un vero pluralismo de las luchas emerge da tradiciones diferentes y exprime diferentes objetivos combinati in una logica federativa e cooperativa, al fine di creare un modello di democrazia costituente nella quale le differenze siano capaci di interagire e di costruire nuove istituzioni, forse come voleva Spinoza, dal basso e con grande potenza effettuale. Contro il capitale globale, contro la dittatura della finanza, contro i biopoteri che distruggono la terra e per un libero accesso all'autogestione del comune, al comune e all'autogestione del comune. La prossima tappa dei movimenti consisterà allora non solo nel vivere nuove relazioni umane, ma nel partecipare dal basso alla costruzione di nuove istituzioni. Se fino a qui abbiamo costruito la politica della pluralità, ora dovremo mettere in moto la macchina ontologica della pluralità stessa. Un'ontologia plurale del politico è stata messa in azione dal 2011 ad oggi, dall'incontro e dalla ricomposizione di società militanti. La politica sta qui conquistando, attraverso questi movimenti, una ontologia plurale. Un verdadero pluralismo delle lotte emerge da tradizioni differenti e expresa differenti obiettivi combinati in una logica federativa e cooperativa, con il fine di creare un modello di democrazia costituente en el cual las diferencias sean capaces de interactuar y de construir nuevas instituciones, quizá como quería Spinoza, desde abajo, pero con gran potencia de efectuación. Contra el capital global, contra la dictadura de las finanzas, contra los biopoderes que destruyen la tierra y por un acceso libre a y la autogestión del común. La próxima etapa de los movimientos consistirá entonces no solo en vivir nuevas relaciones humanas, sino en participar desde abajo en la construcción de nuevas instituciones. Si hasta aquí hemos construido la política de la pluralidad, ahora debemos poner en movimiento la máquina ontológica de la pluralidad en sí misma. Una ontología plural de lo político ha sido puesta en acción desde el 2011 a hoy en el encuentro y en la recomposición de subjetividades militantes. Esto permite la crisis scoprire in essa un nuovo conatus e una nuova cupiditas di felicità. Non so come andrà a finire, ma già da oggi si sente vivere una nuova aggregazione sorgente, non semplicemente di massa ma di moltitudine, un grande insieme di singolarità che vogliono esprimere una potenza comune. E questi movimenti si misurano sulla tendenza di cui attendiamo, come pensano molti, l'accelerazione. E se si dà accelerazione, si darà anche l'urgenza di riprendere a parlare di organizzazioni. Grazie.
Esto es para mí vivir la crisis, descubrir en ella un nuevo connatus y una nueva cupiditas de felicidad. No sé cómo irá a terminar, pero desde hoy se siente vivir una nueva agregación insurgente, no simplemente de masas, sino de multitud. Un gran conjunto de singularidades que quieren expresar una potencia común. Y estos movimientos se miden sobre una tendencia de la que esperamos, como piensan muchos, su aceleración. Y, si de aceleración se trata, se dará también la urgencia de volver a hablar de organización. Gracias. Bueno, hay un micrófono inalámbrico que puede circular para comenzar con las preguntas en relación, si quieren, en relación a lo hablado por Tony recién y después también en relación a lo que quieran. ¿Quién se anima a empezar? Vamos, que veo gente conocida acá que tiene cosas para decir y preguntar. ¿Quién rompe el hielo? Acá. Bueno. Buenas tardes. Realmente ha sido una conferencia. Acércate bien el micrófono. Ha sido una conferencia magistral, de la que hemos extraído muchísimo para el debate, para la creación. Yo no puedo sino inquietarme por una cuestión que el profesor adelantó apenas inició su debate, que adelanta una visión eurocéntrica y la universaliza. Creo que es una visión que no tiene en cuenta una realidad compleja como la de América Latina y que tiene momentos constituyentes. Está bien, toda la complejidad que tiene. Tiene algunos hitos constituyentes, constituyentes en el sentido de. De movilizaciones sociales, de lucha por el Estado y por el poder, etcétera, etcétera, que creemos que en una época en la cual Europa muestra una decadencia importante, no homogeneiza la relación, sino que está marcando dos maneras de avanzar frente a la crisis que quizás pudiéramos tener su reflexión al respecto. Io penso che questo mondo si è appunto molto unificato, che la globalizzazione è ormai un fenomeno talmente profondo che le divisioni che comunque esistono tra insiemi continentali ormai devono essere prese sempre con molta misura.
Bueno, que el mundo hoy por hoy está unificado y que la globalización tiene una profundidad que hace que las divisiones continentales deban ser tomadas con cierta precaución. Questo non significa che non ci siano differenze profondissime, significa semplicemente che queste differenze diventano sempre meno importanti. Esto no quiere decir que no haya diferencias muy profundas, sino que estas diferencias se vuelven cada vez más menos importantes. Se noi prendiamo lo sviluppo dell'America Latina, è fuori dubbio che dalla metà degli anni 90 l'America Latina non ha più rappresentato una parte subordinata nell'ordinamento mondiale. Se uno toma il desarrollo dell'America Latina, queda chiaro che dal metà del 90 in adelante l'America Latina non ha più. No ha representado más una parte subordinada del orden mundial, del orden global. Dalla metà degli anni 90 si è sviluppata una rivoluzione all'interno del processo di globalizzazione che ha portato l'America Latina ad esprimere un'autonomia virtuale ma in gran parte realizzata e una specificità di discorso politico che si inserisce nel dibattito globale. Che desde mediados de los 90 se han producido revoluciones al interior de la globalización y que allí América Latina ha podido expresar una autonomía virtual y, pero a la vez realizada con discursos específicos. È una evidentemente rivoluzione economica che riordina con molta fatica effetti spesso formidabili, basta pensare al Brasile o in parte ai paesi delle Ande, che riordina l'ordine economico interno dei singoli paesi, li sottrae parzialmente ma efficacemente alla miseria, mostra nuove capacità politiche democratiche profondissime che si esprimono. È fuori dubbio per esempio che quanto è avvenuto in Argentina dopo il 2001 è stato un esempio mondiale di riconquista di democrazia solida, vera, economico-politica. Desde esa época se producen en los países latinoamericanos una serie, tanto en Brasil como en los Andes, como en Argentina, nuevas riquezas que colaboran en reducir la miseria y que han llevado a nuevas presencias políticas y a reconquistas de la democracia. Non dobbiamo pensare che lo sviluppo dell'America Latina debba percorrere gli stessi passi, gli stessi gradi che hanno percorso i paesi centrali. Non è che pensare che il desarrollo in America Latina tenga che hacer recorrere il mismo cammino che il che recorrivano i paesi centrali. La democrazia può imporsi nello sviluppo, può affermarsi e costruire nuovi modelli, anche e soprattutto in America Latina. La democrazia può affermarsi nel sviluppo e costruire nuovi modelli anche e soprattutto in America Latina. Il modello del rifiuto, per esempio, del pagamento del debito, imposto che si è imposto in America e in Argentina dopo il 2001, è un modello che è stato assunto
in certi paesi europei, evidentemente, scontrandosi fortemente con quello che è la nuova riorganizzazione del potere neoliberale in Europa. Ma però ha funzionato come elemento di mobilitazione, come elemento che è entrato in gioco al più alto livello dello sviluppo capitalistico e democratico. Por ejemplo, el modelo de pago de la deuda, que ha sido asumido por otras experiencias en Europa, no sin enfrentamientos, pero que ha permitido nuevas relaciones. Nuevos modelos alternativos de lucha. Io penso che effettivamente di quella che è la globalizzazione è qualcosa che ormai anche non da c'è. Chi comanda non è più semplicemente Wall Street finanziariamente, Washington dal punto di vista militare e Hollywood dal punto di vista culturale. La globalizzazione sta, diciamo, già non manda agli Stati Uniti semplicemente. La globalizzazione significa che ormai i capitalisti, uniti nel loro gioco di rendite finanziarie a livello mondiale, dominano questo nostro mondo globalizzato e intervengono su quelle che sono le élite politiche, costruendo un ordine neoliberale che ha praticamente poche resistenze sul livello governativo, ma che ha nuove, formidabili resistenze sui livelli moltitudinari, sui livelli della vita. E perché questo? Quello che tentavo di dire nel corso di questa conferenza era che c'è una nuova resistenza, il che significa che c'è una nuova forza lavoro, c'è una nuova forza produttiva che non è più basata semplicemente sul comando capitalistico, ma c'è una nuova forza produttiva che è cognitiva, che è biopolitica, che si propone come autonoma cooperazione sociale e in quanto tale costruisce nuovi valori e probabilmente costruirà nuova forza politica. Oggi come oggi questa forza si dà virtualmente. Básicamente la globalización son los capitales unidos en su juego por la renta financiera y a través de la cual intervienen sobre las élites políticas, digamos, construyendo un orden neoliberal con pocas resistencias en el plano gubernativo, pero con muchas resistencias a nivel multitudinario y de la vida. ¿Por qué? Porque existe una nueva fuerza de trabajo, ya no basada en el mando capitalista, que es un poco lo que el trabajo quería decir, sino cognitiva, biopolítica, y que se propone autónoma y que construye nuevos valores. Quizá hoy por hoy con cierta virtualidad, pero que es capaz también de constituirse como una nueva fuerza política. En esto el problema es enorme. Noi viviamo veramente una nueva época. La globalización no ha semplicemente determinado una unidad spaziale di questo mondo. Questa unità spaziale è stata governata da quella che è l'unificazione e il governo dei mercati in maniera finanziaria. E per fare questo bisognava che la forza lavoro si modificasse. Bueno, nosotros vivimos una nueva época y la globalización no se da, no es solamente ni principalmente espacial, sino que tiene que ver con la unificación del gobierno de los mercados. Y para que eso fuera posible era necesario que la fuerza de trabajo también cambiara. Pienso que ci sono altre domande.
Y esto que él dice, como que las comunidades se movilizan de otra manera, o sea, los integrantes de las comunidades en distintos lugares del mundo. Quando parliamo di comune, evidentemente parliamo di un concetto molto ambiguo per infiniti versi. Per esempio, in Italia ultimamente ci sono state delle importanti lotte sull'acqua. C'è stato un referendum nazionale sul quale si è posto il problema se l'acqua dovesse essere resa comune, cioè tolta ai privati. È una cosa che conosciamo in Bolivia, è avvenuta in Cochabamba, è avvenuta da varie parti del mondo. Ora si dice il referendum è stato vinto con il 97% dei voti. Il comune che cos'è? L'acqua è considerata, si dice, un bene comune. Ovviamente sulla base di questo concetto dell'acqua, che è sempre un po' magico, che è sempre un po' tutti capiscono perché l'acqua è comune, così come tutti capiscono perché l'aria è comune, il problema diventa di considerare, per esempio, se anche l'educazione sia comune, se anche la sanità sia comune. Bueno, que el concepto de común es un concepto ambiguo y Toninelli trae como ejemplo lo que sucedió en el referéndum en Italia sobre el agua, mediante el cual se proponía volverla común. El referéndum ganó con el 97% de los votos. Y la idea de que todos entendemos el agua como un bien común y que incluso hay cierta cosa mágica con la idea del agua o el aire como bienes comunes, pero que la pregunta está en preguntarse si qué pasa con la educación o qué pasa con la salud en términos de pensarlas como bienes comunes. Ora, quello che sembra importante non è il fatto di dire l'acqua è comune, l'educazione è comune, ma prima di tutto, quando si dice che l'acqua è comune o che l'educazione è comune, si dicono due cose. La prima è che ci deve essere un accesso a questi beni da parte di tutti e quindi che ci deve essere un accesso che va al di là, che nega la proprietà privata di questi beni, primo. Secondo, e questo dico è contro la proprietà privata, secondo, che questi beni devono essere gestiti direttamente secondo i bisogni delle popolazioni e quindi fuori da quella che è lo strumento del pubblico, lo strumento dello Stato. E questo è l'elemento nuovo che viene inserito nel dibattito. Bueno, che con la idea del comune si quieren decir básicamente due cose. Por un lado, la cuestión del acceso. Un acceso libre y por lo tanto negando la propiedad privada. Y por otro, que el común tiene que estar gestionado según las necesidades. Y por lo tanto fuera del instrumento del Estado. Allí está, digamos, la novedad del planteo. ¿Otra pregunta? El micrófono ahí viene. Acá adelante. Buenas tardes. Se me ocurrió pensar cuando hablaba de común el fenómeno que pasa con las redes sociales. En tanto la infraestructura es privada, el acceso es público necesariamente para que se genere el negocio, vamos a decir, pero produce el uso una serie de prácticas y una serie de subjetividades a partir de las cuales empiezan a haber transformaciones en las prácticas, en los haceres sociales. En ese sentido le quería preguntar cómo ve
lo que algunos intelectuales locales llaman como una fantasía, la teoría de Pierre Lévy, en el sentido de que este puede ser una buena plataforma para construir una inteligencia colectiva. Yo preguntaba por la cuestión de la representación en esta ontología dinámica de lo común y esta nueva fuerza política, dijo que era virtual, me preguntaba cómo aparece ahí la cuestión de la representación, si buscan representación y cómo se expresa entonces, en el caso que pregunta aquí el compañero en las redes sociales. Innanzitutto, evidentemente il problema nasce su due terreni. Il primo è quello che la fiducia nello Stato è profondamente caduta. C'è una caduta generalizzata di fede. Perché? Perché lo Stato-nazione è in profonda crisi e non ha poteri sufficienti a garantire la propria autonomia dentro la globalizzazione. Bueno, il problema nasce in due terreni. Il primo è una caída nella confianza del Stato. Perché? Porque el Estado-Nación no tiene el poder suficiente de operar autónomamente en condiciones de globalización. Esto no significa que el Estado-Nación no abbia dei poteri. Esto no significa que el Estado-Nación no abbia dei poteri. No quiere decir que el Estado-Nación no exista más o que no tenga poderes. Ma quello che è fuori dubbio è che sia il potere capitalistico sulla l'insieme del sistema finanziario mondiale, sia la capacità dei capitalisti all'interno dello Stato-Nazione di giocare, di privatizzare, di patrimonializzare la sovranità, è enorme in queste condizioni. Lo che quiere decir es que por un lado el sistema financiero mundial y además al interior de los estados nacionales los capitalistas tienen una capacidad enorme de privatizar la soberanía. Quindi, primo elemento, sfiducia. Sfiducia que corrisponde a una realtà, purtroppo. Secondo elemento, la capacità della forza lavoro, che si è profondamente modificata, di gestire il proprio destino, la propria autonomia. El segundo elemento es la capacidad de la fuerza de trabajo que se ha modificado profundamente de gestionar su propia autonomía, sus propios destinos. La fuerza de trabajo hoy no son más los operarios y contadinos. La fuerza de trabajo hoy ya no son más los obreros y los campesinos. Son los operarios que trabajan en la automación. Son los obreros que trabajan en el proceso de automatización. Son los operarios que trabajan en el servicio. Son los que trabajan en servicios. Son los contadini que trabajan en las grandes empresas industriales agrícolas. Son los campesinos que trabajan en grandes empresas industriales agrícolas. Son tutti coloro que viven dentro la comunidad de la comunicación. Son todos aquellos que viven dentro de la comunidad de la comunicación. Son tutti coloro que construyen lenguaje. Son aquellos que construyen lenguajes. Giorno per giorno collegandosi nelle reti produttive. Día a día conectándose en las redes productivas. Tutto questo è dominato dal capitale che capta, non le ore di lavoro,
ma la cooperación entre los trabajadores. Todo esto es dominado por el capital que capta no las horas de trabajo, sino la cooperación de los trabajadores. E questo è l'elemento nuovo sul quale una potenza politica può organizzarsi. Y este es el elemento nuevo sobre el cual una potencia política se puede organizar. Yo no soy un representante de la 20ª Internacional Comunista que me viene a decir cosa fare. Yo rivedo degli elementi que son elementos sui quali lavorare. Yo veo los elementos que son elementos sobre los cuales trabajar. Quindi, riassumendo, primo, sfiducia in strutture pubbliche che sono, nello scontro col neoliberalismo che si pone a livello globale, assolutamente incapaci di difendere gli interessi, una volta si diceva popolari, adesso spiego perché io li chiamo multitudinari. Bueno, primero es una desconfianza en las estructuras públicas que son incapaces de defender los intereses que en otro momento se decía populares y que ahora voy a explicar por qué yo los llamo multitudinales. Y en segundo lugar, una análisis que no es puramente individual, sino bastante difusa, ormai da una trentina de años, da dopo gli anni 70 più o meno. Ecco, porque l'inizio di questa grande trasformazione avviene attorno al 73, più o meno, 73-74, con la grande crisi petrolifera e con il documento della trilaterale, ecco, che in cui si dichiara espressamente che il 68 e in generale lo sconvolgimento delle guerre anticoloniali e dell'insurrezione interna, un documento degli autori della trilaterale nel 73 diceva giustamente: noi capitalisti non possiamo più far definire la nostra linea politica dagli operai, dagli studenti, dalle donne o dai negri. Buona idea. Este otro elemento que es una lectura ya bastante amplia, que no es solo una lectura personal y que arranca hacia mediados de la década del 70, 73, 74, con la crisis del petróleo y con el documento de la trilateral, en el cual se habla del 68, de la guerra colonial y de las disensiones internas, y en la que los capitalistas plantean que no pueden dejar que su línea política sea definida por estudiantes, obreros, mujeres y negros. E lì comincia evidentemente quella che è la trasformazione del lavoro. È la trasformazione di questa della base sociale sulla quale le epoche si definiscono. Y allí comienza la transformación del trabajo y la fuerza del trabajo y también la transformación de una época. Otra pregunta. Estamos casi sobre el tiempo, pero tenemos para una o dos preguntas más. Iba a aclarar. Acá arriba no tenemos micrófono, allá arriba, bueno, pero hable fuerte. Dale. ¿Cómo sigue entonces ante este poder aplastante de la globalización y de los mercados? ¿Cuál es la fuerza política? ¿Y es posible que todos estos grupos insurrectos constituyan fuerzas políticas alternativas a los estados-naciones, digamos, como construcciones cognoscitivas? Si entendí bien el concepto, que puedan dar la disputa para defender los intereses de su grupo, de su sector, de su clase, ante los grandes poderes económicos.
evidentemente noi ci muoviamo su un terreno per tenere un'analisi e non di indicazione politica. Nosotros nos movemos en un terreno que es un terreno de análisis. ¿Y cuáles son las posibilidades de interrumpir un desarrollo dominado del neoliberalismo? Es fuori dubbio que, por ejemplo, dal 2007 a oggi noi assistiamo a una notevole resistenza nei confronti del progetto neoliberale di ristrutturazione. Bueno, ¿cuáles son las posibilidades de interrumpir este desarrollo neoliberal? Desde el 2007 asistimos a un crecimiento, un incremento de la resistencia a este proyecto. La crisis económica ha representado, de un lado, una resistencia y, de otro, una reorganización del ataque neoliberal. La crisis económica ha representado, de un lado, una resistencia y, del otro, una reorganización de la cuestión neoliberal. Probablemente se está uscendo de esta crisis. Ed è usciamo da questa crisi con una struttura sociale, soprattutto nei paesi centrali, profondamente modificata, con l'1,99%, appunto l'1 ancora più forte e stretto e il 99% ancora più degradato e immiserito. En los países centrales, sobre todo, estamos, quizás esté saliendo de esta crisis, y estamos saliendo con una estructura social y profundamente modificada, con el 1% más fuerte y más compacto, y con el 99% más pobre y más degradado. Ma anche usciamo, appunto, con una modificación de la estructura productiva, che è nelle quali gli elementi di cooperazione, la ormai l'egemonia del lavoro cognitivo immateriale è diventata appunto totale. Pero salimos también con una modificación de la estructura productiva en la cual la cooperación y la hegemonía del trabajo cognitivo e inmaterial si ha vuelto total. Tutto questo significa che una serie di strutture, di costruzioni, di riproduzione, cioè che la biopolitica, no? Che la politica della vita condotta dal capitale troverà resistenze sempre più ampie. Esto quiere decir que la biopolitica, la vita, il biopotere troverà resistenze biopolitiche sempre più forti. El biopoder encontrará resistencia desde la biopolítica cada vez más fuerte. Ma che encontrará? Que las condiciones para sviluppare esta resistencia son siempre più ampie. Que las condiciones para desarrollar esta resistencia son cada vez más amplias. Esto no significa que no sea. Yo no creo que sea. Yo creo que efectivamente el marxismo no sea una ciencia teleológica. Yo creo que el marxismo no es una ciencia teleológica. Es una ciencia política de rapportos de fuerza. Es una ciencia política de relaciones de fuerza. Y estos rapportos de fuerza son rapportos de fuerza que se construyen giorno por giorno, sulla base de condiciones, pero que pueden ser condiciones tendenciales de largo periodo. Pero estas relaciones se construyen día a día sobre la base de condiciones que pueden ser condiciones tendenciales o a largo plazo. Y es fuori dubbio que el grande problema hoy, ritorno a un punto de vista europeo, el grande problema hoy es quello de riuscire a confrontarsi con la Troica, cioè con l'FMI, con il Fondo Monetario Internazionale, con il governo della Commissione e con la Banca Europea,
y Mañani propone una alternativa a la política monetaria. Y volviendo a Europa o al problema de Europa, el desafío es enfrentarse a la troika del Banco Mundial, la Comisión y las bancas europeas de manera tal de poder proponer una política alternativa a la monetaria. Y questa politica alternativa monetaria è qualcosa che noi chiamiamo la moneta, costruire la moneta del comune. E a questa politica nosotros la chiamiamo costruire la moneta del comune. Che cosa significa la moneta del comune? Significa pianificare lo sviluppo in maniera che la riproduzione generale della forza lavoro intellettuale sia garantita. Y la moneda del común quiere decir planificar el desarrollo de forma tal de que la fuerza de trabajo y su reproducción y supervivencia esté garantizada. Yo no creo que se pueda ser anárquico en esta situación. Bisogna ser, appunto, extremadamente atenti a cómo se construyen las instituciones. No creo que se pueda ser anarquista en este punto, sino al contrario, hay que estar muy atento a cómo se construyen las instituciones. E l'istituzione fondamentale oggi è la moneta. E l'istituzione fondamentale oggi è la moneta. E questa moneta va costruita in maniera da poter corrispondere, appunto, a quella che è una struttura di emancipazione del lavoro. E questa moneta deve essere costruita in corrispondenza con lo che è una struttura di emancipazione del lavoro. Noi diciamo sempre, per esempio, che si tratta di produrre, appunto, in maniera secondo quelle che sono le esigenze dell'uomo, di riproporre questa eminenza, no? Proprio così, dell'educazione, della sanità, di tutti quelli che sono... Perché queste sono le vere merci produttive oggi. Non sono le automobili, non sono queste cose qui, ma è la produttività sociale che l'ha sostenuta. La cooperazione, la più alta cooperazione, il più alto grado di cooperazione, e questa è la grande forza economica. Nosotros decimos che hay que producir en beneficio de las necesidades del hombre, y hoy esas necesidades, los objetos no son necesariamente las riquezas, no son los autos, sino la productividad misma de esa multitud, la salud, la educación, la comunicación. Io credo che appunto quando si dice sentimento del comune, si dice appunto non una comunità, un qualche bene, infatti quando si parla dell'acqua o dell'aria si rischia di equivocare. Quando si parla del sentimento del comune, non si parla di un sentimento di comunità, quando si parla dell'acqua o dell'aria tende a avere equivocazioni. Si parla di questo comune che è cooperazione. Il concetto di moltitudine, per esempio, che si sostituisce spesso, ormai dico così, al concetto di massa o al concetto di popolo, no? come dato, serve a questo, serve a identificare nella singolarità, ma nella singolarità cooperante, la grande forza produttiva e quindi anche il riferimento politico del nostro tempo. Il concetto di multitud oggi che viene a venire a sostituire al de pueblo o al de massa sirve per identificare le singolarità in questa produttività. A cada compagnia. Bueno. Sì, ora stiamo sulla ora e total, mañana retomamos y la idea es generar un diálogo que trate de dialogar justamente con esto que va surgiendo, así que si quedan cosas por cerrar, mañana lo podemos volver a trabajar. Así que bueno, hasta mañana a las 10 en punto retomamos acá.